Carla Frappa, che è la nostra carissima amica dell'associazione, e ringraziamo con un applauso perché il Taranto, Palazzo di Città, Salone degli Specchi, presentazione del libro Come petali di un cuore di Angela Lafratta. Siamo con l'autrice, i fari incentrati sulla figura della donna, una donna che è al contempo fragile ma anche forte. Lei ha tratto spunto, ha tratto esempio dalla figura di sua nonna. Ma qual è oggi l'immagine della donna nel 2021? Allora, diciamo che rispetto al passato la donna ha fatto tanti passi in avanti. Purtroppo bisogna ancora farne altri, farne tanti. La donna ancora ha bisogno di affermarsi, di essere riconosciuta, di far valere i propri diritti. Per cui c'è ancora necessità di parlare di questi argomenti, affrontarli, proprio perché più parliamo, ne parliamo e più forse riusciamo ad arrivare ad un punto comune da questo punto di vista. Quando si fragile si sincera, quando si fragile sei te stessa e ti abbandoni leggera ai tuoi sentimenti, lasci che ti attraversino il corpo e ti rendano libera. Quando sei fragile sei umana, questo mia nonna lo sapeva bene e questo dice me l'ha lasciato in eredità. Anche il coraggio di denunciare situazioni in cui le donne purtroppo subiscono e soffrono in silenzio. Come è nata questa idea di scrivere questo libro, dicevo, la figura di sua nonna come musa ispiratrice? È nata proprio dal fatto che mia nonna ha vissuto una storia, una vita molto particolare, molto importante, che andava raccontata proprio perché poteva essere un esempio da seguire per altre donne che vivono il pregiudizio. Lei invece era avanti in questo, lei viveva la sua vita e non si faceva sopraffare dal pregiudizio altrui. Via Fortini di sempre. E abbiamo all'interno di questa sede un centro ascolto donna. E che cos'è il centro ascolto donna? È un centro. Mary Luppino, presidente dell'associazione Madonna delle Grazie, nonché moderatrice di questa serata, di questo incontro. I fari puntati sulla figura della donna, considerando le sue caratteristiche. Beh, oggi purtroppo assistiamo a tanti episodi davvero terribili, la cronaca nazionale ci parla di femminicidi, ma non solo quelli, ci sono anche forme di violenza ancora più strisciante, ancora più subdola nei confronti delle donne. La donna una figura da proteggere, da tutelare, ma la donna anche capace di esprimere valori forti, di lanciare messaggi forti. Sì, infatti la scelta è ricaduta su questo libro, Come petali di un cuore, proprio perché racconta la storia di una donna forte, una donna che è stata in grado di combattere e superare il pregiudizio. Se pensiamo che la storia è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, ci dà il senso del perché insomma l'abbiamo scelta. E perché facciamo questa operazione culturale? La facciamo perché pensiamo che sia importantissimo fare informazioni e sensibilizzazione sulla parità di genere. Noi appunto ci occupiamo proprio di questo, di violenza sulle donne, una violenza fisica e psicologica, e per questo abbiamo a Talsano il centro ascolto donna in via Fortini 27, dove offriamo un servizio psicologico e legale a tutte le donne vittime di violenza psicologica appunto e fisica. Quindi oltre ad offrire questo servizio, che è completamente, ricordo, gratuito, basta insomma telefonarci attraverso il numero che troverete sulla nostra pagina Facebook Associazione Onlus Madonna delle Grazie. Noi lavoriamo anche attraverso tutte queste iniziative, tra cui appunto la presentazione di questo libro Come petali di un cuore di Angela Lafratta, dove
stimoliamo e valorizziamo le figure di donne che si sono distinte per il loro esempio e che quindi hanno lasciato un segno ovviamente positivo. E quindi sono contento che prima o poi tu sia riuscita a tirarla fuori, perché ce l'avevi sicuramente dentro, dovevi solo tirarla fuori e raccontarla, ed è giusto che queste storie si raccontino. E poi ringrazio Mary per... Fabiano Marti, vice sindaco di Taranto e assessore alla cultura. Il ruolo delle istituzioni, nella fattispecie il comune, in una battaglia di civiltà, in una battaglia di vita, quella della difesa della donna. Questa sera la presentazione di un libro che è incentrato su questo tema, molto significativo, come petali di un cuore. L'ho già sottolineato, la fragilità della donna, ma al contempo la sua fermezza, la sua dignità, la sua forza. Beh, il compito dell'amministrazione è quello di essere accanto a iniziative come questa, di stimolarle laddove è possibile, di mettere a disposizione la casa comunale per raccontarle, e perché questo deve servire anche, insomma, per far capire che la strada è questa. Bisogna lottare contro i pregiudizi che spesso hanno accompagnato la vita di molte donne e che ancora oggi, nonostante i tempi siano cambiati, ma ancora oggi sono presenti. E quindi è il nostro ruolo, quello delle istituzioni, di far capire che la strada giusta è quella di lottare tutti insieme contro questi pregiudizi e dare soprattutto spazio a chi questa lotta la racconta. Sì, anche presentazioni come queste, io ringrazio Angela, perché comunque raccontare una storia... Soprattutto una mission nei confronti delle nuove generazioni, dei giovani, una forma mentis diversa, la donna non come oggetto ma come soggetto. Beh sì, le cose sono cambiate, ma è giusto che i ragazzi si insegni che devono cambiare ancora di più. Del resto la donna ha dimostrato nel corso dei secoli tutto quello che è, quanta importanza abbia nella società, che ruolo fondamentale abbia, e dobbiamo, insomma, anche noi come istituzioni, ma anche attraverso queste storie, che poi sono storie vere, no? Storie di vita vissuta. La parola. Certo, quindi dobbiamo raccontarlo attraverso queste storie vere, cose che sono successe e che non devono più succedere. Purtroppo ancora oggi succedono. Ci sono dei retaggi. Sì, ci sono retaggi, e quindi proprio per questo, come dicevi tu, dobbiamo lavorare sui più giovani. La storia della sua famiglia, e ci vuole anche coraggio in questo, perché magari non tutti hanno voglia di raccontare. Invece secondo me è importantissimo, perché tutti quanti noi possiamo essere d'esempio, ognuno nella vita, nel proprio lavoro, nel lavoro che fa.